Rientriamo subito con il Linkin Park e Namba a riportarci in diretta su 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma. A Roma nasce un nuovo canale, poi in realtà in Italia si parla di sport, caro il mio Flavio, sì. Tu già sai tutto perché ne abbiamo parlato fuori onda, è un collegamento questo al quale mi approccio con col cuore in mano, dai, perché alla fine ci piace presentare qualcosa che riguarda lo sport e che si avvicina comunque al mondo femminile, perché ci vuole carica per farsi strada in questo, sì, in questo sottobosco complicato e complesso che è il mondo sportivo, non solo italiano ma internazionale. Ne parliamo col primo direttore donna, comunque continuo a dire direttore perché la carica è comunque quella, direttore di Sport 1, ovviamente è Valeria Ciardiello. Valeria, buongiorno. Buongiorno, grazie, che super presentazione. Buongiorno. Mi hai trasferito tutta la tua energia, non soltanto la mia. Perché è vera e quindi comunque ti arriva. Ecco, se è solo verità sulle nostre frequenze, nel bene e nel male, questo imparerai a conoscerlo subito come dato fondamentale. Ti chiamiamo, Valeria, noi due abbiamo già parlato in privato, ovviamente. Ti ho contattata perché mi piace parlare di questa esperienza. Intanto perché eravamo tutti molto attenti a quello che stava succedendo comunque anche a livello di canali televisivi che riguardassero lo sport. Quindi dalla vicenda Sport Italia in poi abbiamo un pochino seguito. Nasce Sport 1, tu hai avuto modo ovviamente da direttore di presentarlo già domenica sera in diretta, un canale nuovo con tantissime forze insomma che si stanno dando da fare per portare ai vostri ascoltatori, ovviamente ai vostri telespettatori, anche ai nostri ascoltatori in quanto sportivi e amanti dello sport, tante belle novità, tante rubriche. Ora lascio la voce a te perché ovviamente ci racconterai tutto. Allora, intanto grazie per questo intervento radiofonico, mi fa molto piacere perché le radio vogliono essere anche un altro destinatario oltre alla televisione di pubblico che segue lo sport e che è appassionato di sport. Sì. Guarda, è una bellissima avventura, è iniziata da pochissimi giorni, quindi come dico a tutti mi sento un fruttatore in questo momento, nel senso che deve partire una macchina complicata, perché c'è davvero da costruire tutto, sì, dalla redazione, la sinergia con la parte tecnica, la costruzione del palinsesto, insomma davvero tutto da zero, però il fascino della sfida sta anche in questo. Noi in questo momento stiamo partendo con una serie di programmi live, siamo partiti domenica scorsa con Domenica Gol, eccezionalmente domenica dedicata alla Serie B, perché non c'era la Serie A, c'era la Nazionale, però questa settimana invece la puntata dedicata alla Serie B, quella relativa al campionato, sarà di sabato Gol alle 23 fino all'una di notte, mentre Domenica Gol sarà invece dedicata alla Serie A, sempre dalle 23 all'una di notte. Poi sono partite, stanno partendo anche delle strisce live quotidiane, dalle 17 alle 18 tutta B, dedicata appunto ancora alla Serie B, e dalle 19 alle 20 e dalla prossima settimana anche la striscia dedicata alla Serie A a tutto campo, con l'arrivo di alcuni format dedicati anche ai tifosi, per adesso relativi alle principali squadre di calcio, quindi Napoli, Juventus, Roma, Lazio, Milan, Inter, ma poi piano piano mi piacerebbe anche conoscere le tifoserie cosiddette minori, numericamente ma non sicuramente in termini di passione, anche delle altre squadre. Tenete presente, questo ci tengo davvero a sottolinearlo, che noi stiamo lavorando ma siamo ancora in una fase di test. Sì. Perché insomma si possa vedere un palinsesto strutturato anche da un punto di vista qualitativo, ci dovete dare un pochino di tempo perché stiamo lavorando, quindi io insomma prevedo per l'inizio del prossimo anno. Però intanto potete sintonizzare sul canale 60 del digitale terrestre o il canale 44 di TV Sat, cominciate a fare zapping, ci vedete, cominciate a conoscere i volti del nostro canale, poi piano piano arriveremo per il prossimo anno con un palinsesto formato e anche di qualità. Assolutamente, quindi canale 60 digitale terrestre, canale 44 TV Sat, lo ripeto perché abbiamo perso la fluidità della tua voce per qualche istante, perché il collegamento poi con i telefoni cellulari è sempre quello che è, insomma, con questa tempesta ogni tanto, esatto, con tutte queste nubi si può un pochino offuscare. Ti abbiamo preso in un momento di grande fermento, Valeria, perché sappiamo insomma come tu adesso ribadivi che state costruendo tutto da capo, quindi ci vorrà un po' per arrivare alla completezza di questo canale, però ci piaceva insomma riportare intanto questa esperienza e dare l'ufficialità della partenza, perché tu l'hai fatto in televisione, non lo facciamo sulle frequenze radio che sono comunque seguitissime da tantissimi tifosi. Sappiamo che sei stata per tanto tempo comunque il volto di Juventus Channel e qui andiamo ad uno dei nostri più acerrimi nemici sul campo, visto che noi teniamo ovviamente per i giallorossi. Non so se tu vuoi darci anche un commento, anche se sei direttore ormai, non so se devi tenerti un po' istituzionale, però comunque sul campionato in generale, insomma, su come sta andando, su come lo vivi. Sì, no, guarda, allora, beh, intanto mi ha fatto piacere essere stata, come dire, per un certo tempo il volto di Juventus Channel, perché devo dirvi che oggi in qualità di direttore l'esperienza che comunque si fa nei canali tematici è tale da permetterti di avere una visione d'insieme che poi per quello che è il mio nuovo incarico è fondamentale. Benissimo. Ho anche lavorato su Sky Sport, su ESPN, ho fatto l'ultimo anno e mezzo del Rai,
per cui, come dire, sono riuscita a spaziare anche dello sguardo a 360 gradi su quello che è il campionato di calcio, e anche mi fa piacere ricordarlo di altri sport, sebbene per adesso Sport 1 sia interamente ed esclusivamente dedicato al calcio. Bellissimo campionato quest'anno, molto combattuto, indubbiamente la Juventus è una squadra ancora molto forte il Napoli, molto forte la Roma, anzi, siccome mio marito è tifoso della Roma, io gli dico sempre, cercate di stare calmi e di dimostrare in campo, no? Perché sai, le piazze romane, che il calore, il tifo, la passione dei tifosi romanisti poi ogni tanto possono diventare un boomerang per la squadra stessa. Invece secondo me se si arriva anche verso la fine del campionato con un campionato combattuto, beh, è il massimo per tutti i tifosi e per chi segue il calcio, perché come dire, se i giochi sono già fatti prima della fine del campionato è anche meno avvincente seguirlo. Se invece il nostro calcio, il valore, la qualità del calcio italiano crescono in generale, è molto più bello seguire il campionato anche in termini di appeal rispetto ai campionati esteri. E su questo siamo assolutamente d'accordo. Non so, Flavio, se hai qualche domanda da Maschetto. Sì, anche no, vai, la curiosità è il fatto che io Valeria l'ho incrociata a Rai Sport, perché dalla una sua idea c'era questa bellissima cosa di interagire nel programma che faceva con Enrico Variale, 90 minuti con i tifosi. Sì. Io proprio da tifoso della Roma ebbi il piacere, insomma, di intervenire nella sua trasmissione. Quindi volevo chiedere se nella nuova esperienza porterà quella che fu secondo me una bella idea, l'interazione comunque con gli ascoltatori, c'era modalità, modo appunto di intervenire via Skype in quel caso, quindi anche di visualizzare, quindi se porterai anche da quell'esperienza un po' di, come dire, facilità di interazione con il pubblico da casa. Guarda, mi fa molto piacere che tu mi faccia questa domanda, anzi ti saluto, mi fa piacere anche ritrovarti nonostante ci fossimo visti in qualità di web opinionista, adesso invece come conduttore radiofonico. Guarda, no, mi fa molto piacere perché è proprio il mio obiettivo questo, nel senso che Sport 1 si propone di essere la TV della gente, perché davvero il calcio è sicuramente fatto dai protagonisti che scendono in campo, ma il calcio non esisterebbe se non ci fosse il pubblico e i tifosi che lo seguono. Quindi io ci tengo tantissimo a coinvolgere le persone attraverso tutto il mondo di social, e assolutamente sì attraverso ancora i collegamenti Skype e la possibilità attraverso il web camera di poter vedere fisicamente il pubblico che interviene e diventa opinionista delle nostre trasmissioni. Indubbiamente per mettere insieme una struttura del genere ci vuole ancora un pochino di tempo. Chiaro. Ma già adesso ci stiamo lavorando, perché Chiaro. A me sarebbe veramente tanto piacere che in ogni fascia giornaliera, dal mattino veramente fino alla sera, ci fosse la possibilità che il pubblico da casa interagisca, perché ho voglia di sentire i pareri e le opinioni della gente, che davvero costituiscono contenuto di per sé. Quindi la risposta è assolutamente sì. È molto molto carina, infatti, l'idea proprio di prendere il grande tema della giornata, che magari poteva riguardare il big match della giornata, prendere un web opinionista di una squadra, uno di un'altra, e insomma farli discutere e farli partecipare anche con ovviamente i professionisti che erano all'interno della trasmissione. Molto molto carina, quindi sì la rivedremo, la bene. Rivedrete con anche questo, sempre con un pochino di pazienza, un pochino ovvio, di tempo, ovvio. Però indubbiamente sì, è una cosa alla quale tengo particolarmente, e anzi secondo me diventa anche una piccola vetrina per magari i giovani, che insomma ci sono alcuni che sono semplicemente tifosi di calcio e si divertono a seguire la squadra, ma c'è anche qualcuno che magari ambisce un giorno a fare giornalista sportivo. Certo. E perché no, anche attraverso queste possibilità c'è modo di mettersi in mostra, di mettersi in luce, di farsi vedere, no? È un'opportunità che tanto i giovani richiedono. Bene, nel nostro piccolo ci troviamo. Un'ultima curiosità io ce l'ho invece sul luogo comune delle donne all'interno del mondo del calcio, se tu hai avuto nella tua carriera dei momenti in cui hai sofferto questa opinione o questo appunto luogo comune, se è stato limitante in qualche occasione, oppure se invece tu ti consideri una che l'ha di fatto sfatato perché non t'ha mai dato fastidio. No, ci sono stati diversi momenti nella mia carriera in cui quasi era un limite il fatto di essere donna o comunque infastidiva. Ho sempre cercato di andare oltre a questa, come dire, a questo detto, che poi in realtà detto non è, perché effettivamente si verifica nella pratica. Quello che posso dire da donna in questo caso, non tanto da direttore, e mi rivolgo al pubblico femminile che ama questo mestiere, che avrebbe piacere di poterlo intraprendere, di non cercare di diventare maschi. Nel senso che il bello di poter vedere lo sport e il calcio in questo caso da un punto di vista maschile e femminile sta proprio nella differenza di approccio che le donne e gli uomini hanno. Quindi non è che per cercare di stare in questo ambiente le donne si devono trasformare in uomini dal punto di vista tecnico, delle opinioni, dei commenti, del modo in cui
propongono il calcio. Devono restare donne, perché la bellezza sta proprio in questo, cioè nella sinergia tra l'uomo e la donna, che possono in questo senso offrire una visione di insieme che è davvero completa, perché le caratteristiche degli uomini non le hanno le donne, le caratteristiche delle donne non le hanno gli uomini. Quindi il mio suggerimento è di prepararsi, formarsi, studiare, essere molto attenti a quello che accade, ma davvero provare a prendere il calcio e lo sport dal proprio punto di vista femminile, che così può sposarsi completamente con quello maschile in un meccanismo che non diventa in questa maniera competitivo ma sinergico. Mi piace molto. Evviva, molto. Evviva la brava, diversità, brava, evviva brava. Che ancora esiste, sì. Evviva che ci siano ancora donne che la pensano così. Noi ti quotiamo in pieno, cara Calavaneria, la pensiamo come te. Ecco, perché si vuole sempre assomigliare più l'uno all'altro, invece il bello è proprio che siamo diversi. Quando tutti si ricorderanno questo, forse saremo un passo avanti. Sicuramente un passo avanti sei tu, e noi ti rinnoviamo l'in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Ovviamente la seguiremo passo passo nel suo dal generarsi, insomma, che abbiamo già annunciato, alla sua crescita, e siamo qui insomma assieme a voi, speriamo di potervi affiancare anche in questo cammino, che sia sempre più splendente. Quindi vi seguiamo dalle frequenze, come dire, ecco, siamo dalle sempre FM. Sì, esattamente, vi monitoriamo piano piano. Allora, da parte mia veramente un grandissimo ringraziamento, anche perché siete la prima radio con cui ho parlato, quindi una sorta di ufficializzazione, in questo senso mi fa piacere. Io invece vi invito a venire a trovarci, adesso appena ci organizzeremo mi farebbe molto piacere se all'interno di una delle nostre trasmissioni di calcio possiate venire e possiate portare la vostra radio, diciamo questa volta fisicamente, delle vostre persone, per parlare un po' con noi di calcio, proprio in considerazione di quello che dicevamo prima, no? Che gli opinioni... Sì. Pubblico. E quindi anche voi in un certo stravolentieri. Senso vi aspettiamo negli studi di Sport 1. Beh, allora aspettiamo solamente l'invito, qualora insomma e quando gli studi saranno pronti ad accogliere due tornati come me e Grasselli, se sarete pronti noi saremo ben contenti di partecipare, Calavaneria, quindi ci teniamo ovviamente in contatto. Nel frattempo ricordiamo a tutti quanti, l'avventura di Sport 1 è partita, seguitela, canale 60 del digitale terrestre, canale 44 di TV Sat, insomma questo gratuita, è quanto. Gratuita, da fruire gratuitamente, gratuita, quindi di qualità e pian piano in crescita. Va? In bocca al lupo e grazie al direttore Valeria Ciardiello. Grazie Crepi, un abbraccio a tutti voi e grazie ancora, buona grazie, giornata. Grazie, buon weekend. Overtime. Radio Yes.